e Marcello Foes. Benvenuto finalmente Marcello Foes alle Invasioni Barbariche. Non so se vi conoscete, sai Foes che Severnini è una specie di sardo ad honorem. Posso, e in qualche non modo dice se morde la maglietta. No, fa impressione anche a tranquillo. Te, vero? Sì, è abbastanza impressionante. È della stagione sbandieratore senese, no? No, la indossavamo in Sardegna, i tuoi corregionali... E ti hanno fatto entrare. Esatto, mi ha lasciato uscire soprattutto. No, ma tra l'altro questa amicizia... Erano gli anni Ottanta. E poi la passione, l'amore... di Dario e mio per la tua terra, penso che non è una cosa che si dice perché si è in televisione, sai che è vero. Ma noi la conosciamo. E quindi... Vabbè, adesso quindi è tutto molto un magna magna, paffe ciccia, però io vi devo dire che sono davvero contenta che tu sia qua, Marcello Foes, per tanti motivi. Perché sei per la Sardegna, che costa solo 6 euro, sì. E che è un libro di racconti, tra l'altro deliziosi, scritti in stato di grazia da Francesco Abbate, da Marcello Foes, da Michela Murgia, da Paola Sorica, da Alessandro De Roma, sono proprio belli intanto e poi hanno anche uno scopo che ti lascio dire. Sì, hanno lo scopo di ricostruire la piazza di un paese che è stata distrutta dall'alluvione recente di novembre, che è completamente sprofondata. E allora ci siamo riuniti, ci siamo detti cos'è la cosa peggiore che possa capitare a un intellettuale, uno scrittore. Un posto senza un luogo dove appunto dirsi le cose, scambiarsi le opinioni, raccontarsi l'ultimo libro che si è letto, bisticciare per le lezioni. Volevo leggere una riga della tua ode. Per chiederti se sei tu questo, sardo sardo, troglodita di lusso, amorevolmente dimesso, eppure diffidente e distante, con memoria d'elefante, vellutino e oggettivamente piccolo di statura, ma ben fatto, sardo sardo. Sì, beh, direi di sì, no? T'ho un po' riconosciuto, mi sono permessa di riconoscerti. Beh, è una specie di ritratto generale. Ma allora, voi non siete piccoli di statura, siete concisi, che è un'altra cosa ed è molto... Beh. No, è davvero un bellissimo libro, come non è che capita sempre con i libri fatti a fin di bene, fatti in fretta, qui c'è proprio roba buona, che mi è piaciuta. Ma parecchio. Intanto sono molto contento perché la prima settimana di pubblicazione è arrivato, è schizzato terzo in classifica e questa cosa mi permette anche di ringraziare tantissima gente che lo sta comprando perché sarà sparsa la voce che è una cosa da avere, no, da capito comprare. Che c'è sotto, come dire, un progetto serio, nel senso che tutto quello che costa sto libro andrà in beneficenza. Tu hai anche scritto nel tuo L'infinito non finire, ho tradito, in che senso hai tradito la Sardegna? Ma sai, ho tradito, è una forma di autodafè, nel senso che qualche volta uno pensa di non fare mai abbastanza, diciamo, perché poi questa è una cosa che noi sardi in particolare ci prende, ecco, pensiamo sempre di non fare abbastanza, poi sotto sotto pensiamo presuntuosamente di essere migliori di quelli che ci governano o che ci hanno governato e alla fine finiamo per mandare sempre quelli peggiori per questa forma di snobismo. Ecco, questo tipo di tradimento. Direi stavo cercando le regole che aveva scritto Severnini per la Sardegna, ma adesso non so più dove le ho messe perché erano molto divertenti, cioè i motivi per andare in Sardegna, te li ricordi? L'accento sardo si può imitare, basta allenarsi con amici sardi spiritosi, sei capace? Scherzando stai. Vedi. No? Ma io credo, e lo dico davvero con tutta la sincerità, l'Italia, la Sardegna è parte dell'Italia, e qua forse io e Michela Murgia non siamo, però si è un po' tranquillizzata su questo punto. La Sardegna è parte dell'Italia, ma il continente, come lo chiamano loro, ha imposto così tante cose e così difficili e così pesanti e così dolorose sulla loro regione che hanno perfettamente ragione a chiedere qualcosa indietro. E quindi la Sardegna
merita, a differenza di molti altri statuti speciali che non si capisce, merita la riconoscenza e in qualche modo il fatto che il resto dell'Italia dia qualcosa, perché la distanza geografica è là da vedere, ma io sono convinto che è un posto che potrebbe dare moltissimo. Hai seguito Berlusconi sabato scorso a Cagliari quando è andato a sostenere Cappellacci? Ma la domanda è, l'ha sostenuto? E questo in un paese normale sarebbe un sostegno? Ah, però vedi, Berlusconi quando parla della Sardegna, credo che li voglia bene, però lui è sardo in Sardegna, pugliese in Puglia, abruzzese in Abruzzo. È di Lipari. Quindi io quello che ho detto sulla Sardegna non è che non amo la Sicilia o la Puglia, ma lo posso dire solo Michela sulla Sardegna. Tra Michela Murgia, che è uno degli autori, nonché sappiamo che ci sono le elezioni tra pochi giorni, insomma, una importante candidata. Lei decisamente non ha tradito, cioè ha preso... Si è presa una responsabilità enorme e io credo che appunto il punto di Michela non sia tanto l'indipendenza in quanto tale, ma appunto sedare un po' di questa dipendenza che è veramente grave, è terribile. Quindi c'è una differenza tra l'essere indipendenti e non dipendenti. Tra lei e Cappellacci, lei gli ha detto Cappellacci come Schettino, lui ha risposto lei alla stazza della Concordia. No, ma Michela poi ha incontrato il presidente Cappellacci, gli ha stretto la mano, gli ha detto faccia tutti i giorni di queste battute perché sono voti in più per lei, più fanno battute così becere, più dimostrano la loro piccolezza. Insomma. Comunque, Marcello Fois, tutta questa pantomima, la maglietta, ci siamo prestati a questo gioco che proprio ci perseguiterà per il resto della nostra carriera, ma l'abbiamo fatto per amore, ci siamo conosciuti in Sardegna, non per amore nostro, ma per amore della Sardegna, dove ci siamo conosciuti 34 anni fa e che da allora amiamo come tutti gli italiani amano moltissimo. Grazie. Sei per la Sardegna in Audi, è veramente bello e costa solo 6 euro e quindi grazie. Anche perché tutti e sei sono bravissimi, diciamo. Grazie. Il punto è, a parte l'opera buona, siete tutti e sei scrittori di prima categoria, bravo. Grazie davvero. Va bene, vi ringrazio molto, vi saluto. Beppe, prossima volta cosa facciamo vedere? Foto nudi? Mi sembra che non abbiamo... Daria, non peggiorare la situazione, no, ridammi la mia maglietta. Direi grazie. Che abbiamo toccato il fondo a questo punto. No, cos'altro possiamo... Non lo so, parlerò con tua moglie. No, io ho quelle foto. Ti ricordi quando usavi solo un pezzo del costume? No, non me lo ricordo assolutamente. Ma... Arrivederci. Grazie, grazie Beppe, Marcello Fois. Grazie.